Giulio, ci fai vedere l'allenamento del dragone? Vai! Fino, te lo dietro io! Colpisci con più forza che puoi! Di più! E ora Giulio! No, my face! Questi sono i miei amici, con dei problemi. Pietro, devo farti vedere la sirena! Ti dedico una sirena. Grazie. È pericolosa? Sì. Ah. Perché è molto bella. Ok, vai. Ma pensavo nuotassi! Ma pensavo nuotassi! Vai, falla nuotando, vai! Ma mettiti su destra sott'acqua! Ora giochiamo al gioco del mimo sott'acqua! Allora, per iniziare inizia Giulio! 3, 2, andiamo a vedere! 1, via! Martellare o giocare a Minecraft, picconare. Wow, sono fortissima! Tocca a te, sei pronto? No, devo decidere. Allora tocca a me. 3, 2, 1. Una persona con problemi? No. La troppa. Cos'è la troppa? Bravissimo! Posso farlo una volta, ti pronto? Affogare. Ah, tocca a Tommy, eh. No, no, 3, no, 2, 1, scendere! Uno si scende! Vinto 2-1! Bere dalla bottiglia! Svitare l'acqua e bere! Yes! 3-1! L'ho anche riabitata e messa in frigo, hai visto? Hai visto? Perfetto, sono pronta? Sì, sei pronta? Raga! 2, 1! Andare Dimitri! Bravo! Vuoi giocare con noi? Ha indovinato lei, brava! Giocare a palla! Ha vinto Lorenzo! Tattica artistica! Sono andato bravo! Partenze, va! Giulio, mi sto frattando! Tira un po' di più qui, no? Tira qui! Adesso io farò la sirena per voi e passerò sulle gambe di Giulio. Aspetta, sto morendo! Tanto. Ma è il contrario! Provo io. Molto legame però, tanto ci sei abituata. Vai. Ho appena sfiorato io, cioè te mi hai dato un calci, pugni, morsi. Che Gio Paolo in piscina, guardate quante scoregge che sta facendo Gio Paolo, contieniti però. Insieme ad amico.andre, anche lui ovviamente scoreggia. Guardate che sei. No. Sono sexy, vero? Sirena speciale. Perché sirena speciale? Sirena speciale. È agghiacciante, Sabrina, ti giuro. Non ho mai visto una cosa simile. Vedi la campionata? Davanti e dietro, fate nascerla. Basta che non sbatti la testa. Aspetta, c'ho qualcosa sulle gambe. Ho un mostro di locne. Andre, devo fare un tutto delle tue spalle. Tutto mortale all'indietro. Oggi è il grande giorno, ci siamo appena svegliati. Guardate le nostre facce, Andre. Le nostre facce sveglie. La tua è anche rossa, oltre che sveglia. E adesso andiamo ad... Senti che italiano, io, la Glo, Andre, la Nicole e non so chi poi arriva, andiamo ad addobbare i caddy perché mia mamma voleva sposare sul Cayenne, ma io ho detto no mamma, ci si sposa sui caddy, quindi le macchine del golf che noi abbelliremo. Quindi la Nicole si è provvista, munita di cose per addobbare. Art attack. Art attack. E ora andiamo. Tra l'altro qui c'è il mio primo vestito appeso e dentro c'è il servizio di stiratura by nonna, zia e altra zia. Guardate che belle che sono. Che stirano con altri vestiti già qua. Avete
tutti pronti. Nonni. Ah sì? Nonna, come si chiama la tua azienda? È della zia Vera, che è la mia parrucchiera personale. E come si chiamano le aziende? L'azienda è stiratrice e parrucchiera. Ah beh, bellissimo nome. Ecco, ora che giorno, guardate il mio Polic. Che stamattina si è fatto trovare giù. Vai, gioca con il mio bracciale. Hai paura della videocamera? Il mio Polic ha paura della videocamera. Ciao, io sono Polic. Sono un gatto molto dolce e non ho una famiglia. E forse questa mammina che mi imbraccia mi porta a casa. Polic ci dà una mano ad addobbare. Dove sei, Polic? Ad addobbare le macchine. Una. E dov'è quella rossa? Ah, e non si può vedere quella rossa. Dove sei, Polic? Ciao amici, noi stiamo addobbando i caddy. Muribangi amici. Dovete inquadrare i caddy. Muribangi amici. Stiamo addobbando i caddy per dopo. C'è un sole che spacca le pietre e non riesco nemmeno a vedere se sono a focus o non focus. Comunque è arrivata l'ora e adesso parrucchiere. Tra l'altro sono senza crema, questo sole mi brucio per questi 5 metri, ne sono sicura. Vorrei farvi vedere la telepatia. Sasha, foto in acqua, 32 secondi fa e 30 secondi prima io foto in acqua. E ve lo giuro che non ci eravamo messi d'accordo, ve lo giuro, è telepatia. Hai caldo? Sì. Ti stai sventolando? Sono un po' eccitata adesso. Con l'acqua fredda, Daniela, sì. Sono pronta, sono in rosso e tra poco anche la Nicole, anche lei in rosso. Ah, non eri a focus Nicole, sembravi una con... Vabbè, fai ora una posa figa. Sono a focus adesso. Sì, ora sei a focus. Perfetta. No. Oh mio Dio, ragazzi, cosa ho visto? C'è l'abito della mamma. Lei non lo sa che io l'ho visto, ma ve lo faccio vedere. Sto male. E poi, tipo, dopo il matrimonio, le chiederemo di farmi provare l'abito. Oh sì, sì. Ora sono tutta in rosso e dopo tutta in verde. Chi è? Babbo Natale? Mi portate i regali? Yeah, Babbo Natale. Ah, non sei Babbo Natale. Ma ascolta. Sei un fico. Con un po' di disagio. Però sei molto bello. Lei è la sposa e si sta prendendo la granita tranquillamente. Acab. E qui ci sarebbe il video del matrimonio che vi ho fatto uscire qualche giorno fa. Quindi se non l'avete visto andatelo a vedere subito e continuiamo col vlog. Cosa stai facendo? È il tuo costume, lo sto. Lo sto provando. Che problemi ci sono in questa stanza? Ma è il tuo costume questo? Questo è il mio costume. Cos'è? E dove me lo infilo? Eravamo al bar della piscina dopo il ristorante, perché tipo la nonna prende sempre il caffè, ed è arrivata una torta. E allora mentre la mamma sta barando a carte le dico: mamma, ma di chi è la torta? E è mia, per festeggiare 2 giorni dopo il matrimonio. E io ho detto: può essere quello il mio compleanno? Vi prego, abbiamo deciso che festeggiamo il mio compleanno. È per il mio compleanno! È il mio compleanno! È il mio compleanno! È il mio compleanno! È il mio compleanno, nonna! La torta è per il mio compleanno! Sì, va bene, è il suo compleanno. È il suo compleanno, auguri! Grazie! È il tuo compleanno! Sì che lo è! No. Nonna, il bis della mia torta del compleanno! Fammi gli auguri! Augusto. Grazie, anche io prendo la torta del mio compleanno. Tu vuoi il bis? Grazie. Sto facendo la valigia per tornare a casa. Uffa. In realtà non uffa, dato che tra 3 giorni riparto per Minorca. Oh yeah. Tu dormi, visto che questo video esce dopo, metti secondo tua canzone. E se non avete ancora sentito la canzone di Tudor, ma sicuramente sì, andate sul suo canale adesso. Ho sonno e vorrei dormire. E se non faccio la buonanotte. Ciao quattro occhi. Sei bellissimo. Tua mamma, quattro occhi. Buonanotte. Amore, fai la transizione che copre la cosa così sembra che dormiamo. Tutta. Dai. Con la tua scella con i peli. Probabilmente nemmeno era coperta bene. Accontentata. Possiamo? Noi siamo blondi belfaltini. E guardate il nuovo trasportino di Zacco.
Che meraviglia, lui deve entrare qui. Io lo chiuderò. Lo zainetto, stai buono. Guarda, lo sei felice, dov'è la faccia? Non lo so. Dai, dai, dov'è il cane? Ciao. E nello zainetto lui è. È felice. Aspetta, una corsa. No. Sono rientrata in casa 2 ore fa e mi sono messa le mani nei capelli perché i gatti avevano distrutto praticamente tutta la casa. Io addirittura ho pensato che fossero entrati i ladri, perché c'era in giro, non vi dico che cosa c'era in giro perché era una roba, ragazzi, vabbè, improponibile. E niente, allora Polik, il gattino, non è venuto con noi. In realtà io volevo dirvelo, ma doveva venire a casa con noi. Avevamo già prenotato, tra virgolette, il gatto, avevamo detto che lo portavamo via noi, perché ci avevano detto che quando avrebbe chiuso, diciamo, il resort, il gatto sarebbe rimasto da solo. E quindi io andavo sempre a nutrirlo, avevo già il trasportino tutta pronta, finché 2 giorni prima vado a avvisare anche l'ultimo ragazzo che non sapeva che l'avessi preso io, e siccome non lo trovavo per dargli da mangiare, e dico: scusate, dov'è il gattino, quello che poi porto via? E la tizia mi dice: guarda che una famiglia straniera tedesca ha detto che lo portano via loro, hanno già preso il trasportino, il cibo, hanno 2 bimbi. Io dico: ma vabbè, comunque ho fatto finta di niente, gli ho detto: ma dov'è sto gatto che non lo trovo? Adesso è dal veterinario perché un bambino l'ha preso, l'ha lanciato e gli ha rotto una zampa. Io dico: cioè, no, ho cercato di fargli vedere in tutti i modi qual è stato quel ragazzino, anche perché era un fan, perché era un gruppetto di ragazzini che ci conosceva, che ogni giorno ci chiedeva una foto, quindi uno di loro gli ha fatto male e non mi hanno voluto dire chi, perché sennò gliel'avrei fatta pagare veramente violentemente. E niente, quindi non potevo far piangere questi 2 bambini, quindi il gattino l'hanno portato in Germania, da quello che ho capito. L'importante è che sia andato a star bene, anche perché noi adesso siamo appena tornati, tra qualche giorno ripartiamo per Minorca, poi andiamo 1 mese in Giappone, quindi non sarebbe stato neanche tanto carino nei confronti di quel gatto, che era molto coccoloso ma molto selvatico per come si muoveva, abituato a giardini, arrampicarsi da una palma all'altra, quindi non so quanto sarebbe trovato bene subito. E non e comunque andando via non avrei potuto educarlo nella maniera giusta. Vedo Bubi. Bubi, quello lì è il regalo che mi ha fatto papà. Stava giocando col mio Pandora nuovo. Ecco, che ora vi faccio vedere, perché Sasha me ne ha comprato un altro, uno molto estivo. Guardate che bello, non so se si può vedere con la palma e il sole. E poi ho scoperto che tipo non è solo una roba italiana ma è mondiale, quindi tipo nell'altro braccio mi farò l'altro bracciale e andrò in giro per il mondo solo per cercare gioiellini e prendere degli altri paesi. È arrivata la mia mietta, ci sono tutti i gatti che mi stanno facendo un sacco di feste perché sono rientrata a casa. Ho pulito tutto quello che potevo fare, perché ragazzi, mi veniva da piangere quando ho visto questa casa. Tra 3 giorni si parte per Minorca e finalmente quelle dovrebbero essere le vere vacanze, perché come vi ho detto, Ibiza abbiamo fatto un viaggio di 5 giorni con gli amici per ascoltare la musica. Qui a Policoro non è stato il top perché non siamo andati neanche un giorno al mare, cioè io sono andata a metà giornata, ma poi vi racconterò. Sono uscita sul bagnasciuga, c'erano 50 fan che mi aspettavano, alcuni sono arrivati col telefono in acqua per fare le foto, e quindi dopo questa vicenda non siamo più andati al mare perché quello non è il relax, non posso fare i raduni al mare tutto il giorno se vado per rilassarmi. Quindi spero che a Minorca facciamo delle vacanze io, Sasha, sulle mare e nient'altro, solo il mio cervello non si sistema, che non si sistemerà mai del tutto proprio nella vita. Detto questo, io vi mando un bacio, spero comunque di avervi portato con me un po' nella vacanza, anche se vi ho detto non ho registrato tantissimo perché ho pensato a stare un po' con i miei amici e con la mia famiglia che era nel matrimonio. Io vi mando un bacio, gattoni sparsi per casa vi mandano un bacio, e aspetto Sasha perché siccome io ho dovuto viaggiare con un'altra compagnia di aereo sono arrivata a casa 2 ore prima. Ciao piccolini.